La provincia di Lecce, come parte offesa nel processo a carico dell'Ilva e come promotrice di azioni legali contro il polo industriale di Brindisi e anche delle discariche disseminate nel territorio. Sono queste le due ipotesi al vaglio dell'amministrazione che ha conferito l'incarico all'avvocato Francesca Conte affinché, previa valutazione dell'esistenza di presupposti di fatto e di diritto, intraprenda le azioni legali ritenute più idonee a garantire la tutela al diritto alla salute dei cittadini del territorio. Lo ha spiegato a chiare lettere il presidente della provincia Gabellone in una conferenza stampa ad hoc. L'unico fine, certamente non quello di entrare in contrasto con le attività industriali, certamente non quello di approvvigionarci di denaro dalle disgrazie altrui, ma con l'obiettivo unico di tutelare la salute del cittadino. E i presupposti di fatto e di diritto ci sarebbero tutti, se è vero come è vero, che il piano regionale di qualità dell'aria documenta che i dati di mortalità evidenziano il primato della provincia di Lecce, con cifre costantemente al di sopra di quelle regionali per tutto il decennio 91-2001, a conferma di come nel Salento agisca un effetto sommatoria che nei giorni di tramontana lo rende imbuto geografico delle emissioni dei poli industriali di Brindisi e Taranto. Per questo la provincia potrebbe presentarsi come parte civile o intraprendere azioni di danno nel processo contro l'Ilva in Fieri. Ci sono dei dati ufficiali dell'ARPA, non solo dell'ARPA, anche dell'ASA e di altri organismi istituzionali a ciò preposti che dimostrano che effettivamente c'è un nesso causale tra l'aumento dei tumori in provincia di Lecce, non solo in provincia di Lecce, e le sostanze inquinanti contenute nei fumi che arrivano da Cerano, dall'Ilva e non solo.